Dopo 2 anni e mezzo di dramma nella storia parlamentare di Westminster, il primo ministro Boris Johnson ha finalmente incontrato le sue Idi di marzo, il 7 luglio 2022. Dopo aver ricevuto le dimissioni da parte di più di 50 membri del suo esecutivo, si è ufficialmente dimesso quale leader del Partito Conservatore, rimanendo in carica come primo ministro fino a quando non verrà scelto il nuovo leader. La domanda che tutti ora si pongono è: chi è stato Boris Johnson? Oltre alla sua indiscussa reputazione quale 2 volte sindaco di Londra e un incarico di breve durata come ministro degli esteri, è stato uno dei principali portavoce della campagna pro-Brexit in vista del referendum nazionale del 23 giugno 2016. Per sostenere la campagna Brexit, Johnson ha fatto circolare il messaggio che, lasciando l'UE, la Gran Bretagna avrebbe risparmiato miliardi non pagando le rette dovute all'Unione Europea. Messaggio questo che è stato fatto stampare sulle fiancate degli autobus cittadini rossi di Londra. Ciò ha avuto un ruolo piuttosto importante per convincere una sparuta maggioranza di elettori a votare per la Brexit. Successivamente, quando il raggiungimento di un accordo di uscita con l'UE sotto il primo ministro Theresa May si è bloccato per quasi 3 anni, gli elettori britannici erano così stufi che alle elezioni politiche del 2019 hanno persino cambiato partito, generando così una vittoria schiacciante per i Tories, in cui Boris Johnson, promettendo di portare a compimento la Brexit, si è trovato, come si direbbe, nel posto giusto al momento giusto, vincendo la corsa alla leadership dei Tory e il posto di primo ministro. Il resto è storia. Durante il suo mandato di primo ministro, ora giunto alla fine, Johnson si è rivelato un politico baldanzoso, calamita di polemiche e controversie dettate dal suo stesso carattere e modo di fare le cose. Dal famigerato Partygate alla sua ultima nomina a membro del Parlamento di un personaggio sotto inchiesta da parte della polizia per reati sessuali, Boris Johnson ha costantemente adottato gli stessi atteggiamenti in tutti i casi, sostenendo prima di non sapere le cose, poi negare di avere sbagliato e poi scuse tardive per tutto il suo operato. Al centro di una sorta di commedia degli errori shakespeariana, ha dimostrato di essere un maestro in recidività ed equilibrismo politico che però hanno segnato la sua fine.